Salve a tutti, io sono DroneGamer e bentornati su Kindergarten 2. Oggi succede di tutto, scopriamo l'oscuro segreto di Penny con conseguenze disastrose e aiutiamo Nugget con la sua nuova caverna, manipolando poveri innocenti mentre Nugget stesso impazzisce all'improvviso. Buona visione! Miei cari compagni, siamo quest'oggi qui riuniti per discutere di una questione molto importante. Infatti, a un nostro collega è stato tolto il diritto fondamentale di portare nel proprio asilo un coltello. Cosa ci avrebbe mai fatto con quel coltello? Avanti, ha mai accoltellato qualcuno? Sì, ha mai ucciso un sacco di gente? Sì, ha mai ucciso la maestra in un universo parallelo? Assolutamente sì, ma insomma, andiamo avanti. E il tutto è stato compiuto da questa ragazza, questo mostro che ha preso il coltello e non sa dove l'ha messo. Penny, avanti, cosa ti succede? Lei non si ricorda le cose. Allora, praticamente siamo un po' più indietro questa volta, perché volevo provare a fare la missione in maniera differente. L'altra volta abbiamo spruzzato lo spray in faccia a Cindy. Questa volta prendo la carta igienica. Ok, vediamo un po'. Dovremmo poter andare là fuori senza nessun problema. Presumo che dovremmo intasare il gabinetto. Che faccio? Vado nel bagno delle ragazze o nel bagno dei maschietti? Meglio quello dei maschietti, sperando che non ci sia l'inserviente. Oh mio Dio, vediamo un po'. Oh, è proprio lì. Facciamo finta di nulla. Facciamo finta di nulla. Intasiamo questo. Vai. Fuori di qua. Fuori di qua. Non si è accorto di nulla, ma molto presto scoprirà quello che abbiamo fatto. Non so in che modo questo ci permetterà di recuperare la suddetta bambola. Ehi, Cicco, cosa ci fai in questa classe? Dovresti essere di sopra e diventare amico di quella traditrice maledetta. Ho bisogno della bambola di Cindy. Oh, perfetto, allora. Le ragazze tuttavia non lasciano andare i loro giocattoli facilmente. Non sarai costretto a giocare alla casetta con lei per averlo. E cosa possiamo fare? Oh, guarda, per come la vedo io, dovrei purtroppo assecondarla. Purtroppo non abbiamo tempo per fregarla e metterla nei guai. Farò del mio meglio. Sei sicuro di volerlo affrontare? Vuol dire senza neanche un'arma? Che cos'hai su di te? Non ti preoccupare. Ok, ok. Una volta che hai la bambola, portala alla traditrice, ok? Vedi se riesce effettivamente a darci qualche informazione. E dopo dovremo essere a posto. Ci vediamo a pranzo. Va bene, Bax, vai tranquillo. Ciao, tesoro, sei bellissima, come stai? Cindy, mi dai la bambola? Ah, devo vincere la custodia, è vero, è vero, è vero. Ok, vediamo un po' se riesco a fregarla in qualche modo. Sono già diventato l'ex marito ancora una volta. Piccola, sono qui per la mia bambina. Oh, lo so che sei qua per quello. Tuttavia, sarei una pessima madre se la lasciassi andare con te, che sei un... uno sporco ubriacone. Guarda che adesso sono pulito, ok? Oh, davvero? Allora sei andato a tutte le riunioni degli alcolisti anonimi? Vediamo. Oh, il tuo pin dei 30 giorni. Oh no, la medaglietta. Non ce l'ho qui con me. Sapevo che non ci saresti andato. Beh, sappi quello che sto per fare? Beh, lo faccio per amore. Vabbè, cos'è che stai per fare? Non urlare. Sta chiamando? Salve 911? Vabbè, cosa? No, questo è l'inserviente. Sì, sì, lo so, è stato lei a darmi questo numero, ok? Quindi se vuole altre roba dall'armadietto dei liquori di mio padre, venga qua e faccia il poliziotto. Ma guarda, sono un attimino impegnato a sbloccare il gabinetto al momento. Oh, guarda, ho trovato una delle carte Monsterman che piace tanto a voi ragazzini. Scusi, ma allora vieni o no? Oh, ma c'è una ragazzina che chiacchiera in continuazione, allora hai capito? Cosa? No! Oh, senta, muova il suo vecchio culo impazzito qui e venga a fare ciò che le ho detto. Oh no, la mia bambina, ridammela! No, ci vediamo! Oh, che succede? Oh, santo cielo, non dovresti essere qua e non ne posso più delle boiate che fate voi ragazzini, fuori di qui! Ok, l'importante è che io abbia ottenuto la bambola. Domanda da $1 milione, posso entrare in bagno o m'ammazza? Aveva detto che c'era una carta Monstermon. Mi sa che si incocchia proprio una cifra se mi ci avvicino adesso. Ho genuinamente paura. Salve inserviente. Oh no. Ok, gente, ce la dobbiamo rischiare assolutamente. Stupidi ragazzini che mi intasano il gabinetto. E adesso devo pure sturare tutto, porco cane. È un ciclo che porterà solo alla violenza. Scusi, per caso ha una carta Monstermon? Oh, sì, è certo. Mi ricorda del mio figlio che ho perduto un sacco di tempo fa. E com'è accaduto? È una storia sporca e brutta. Praticamente l'ho dato via a una persona a caso. Guardi, ha bisogno di farci aiutare, ok? Yay, ho la carta Monstermon e non mi sono fatto uccidere. Non è una cosa da poco, gente, non è una cosa da poco. Olè! Ora, se non ricordo male, ci bastava parlare con Cindy. Ecco qua, le diamo la bambola e lei trovava un floppy all'interno. Soprattutto non ci aveva venduto e tutte cose, quindi non dobbiamo andare in punizione. Ma...
possiamo andare a pranzo con la preside, ora che ci penso bene. Ok, non sto a rifare tutte le vocine, praticamente gli dicevamo che abbiamo trovato il dischetto e devo entrare nell'ufficio della preside, ma soprattutto voleva che io aprissi la porta sul retro, perché probabilmente ci dovevamo rientrare in un secondo momento. Io dovrei poter uscire senza il benché minimo rispetto. Ehi, cosa stai facendo? Non te ne puoi andare, non hai ancora mangiato. Ma io devo vedere la preside. Ah, quindi la sorella ti vuole vedere? Così, un bambino a caso. Non vuole mai pranzare con la sua cara sorella? Beh, immagino che non sia un tuo problema. Sì, non lo è, arrivederci. Ok, eccoci nell'ufficio del preside. Oh, salve, ti prego, vieni dentro. Oh, sto facendo una confusione con le voci, ma vabbè, dettagli. Sono così felice che tu sia venuto, ok? Sono sempre molto preoccupata della salute dei miei stud. Sorella, presto, vieni, i bambini sono impazziti. Oh, di cosa stai parlando, Margaret? Cosa è successo? Perché sei ricoperta di condimenti? Non ci crederai mai, ma si sta avverando il peggior incubo della cuoca della mensa. È una battaglia di cibo. Oh no, scusami, è un secondo, ma dovremmo riprendere questa conversazione più tardi. Non combinare nulla mentre sono via, va bene? Ci vorrà solamente un minuto, ma si prenda tutto il tempo di cui ha bisogno. Ok, bravo Bugs che è riuscito ad organizzare una rivolta. Allora, diamo un'occhiata in giro. Qua ci sono i vestiti della preside. Ah, mi posso vestire come preside, wow. Sarò un bambino bellissimo vestito da donna. Santi numi. Mi ricorda quella volta, beh, quando era? Quarta elementare che sono stato costretto a vestirmi da Valeria Marini per una recita scolastica. Vi dico solo che avevo le calze a rete e i tacchi e mi sono distrutto un ginocchio cadendo coi tacchi. Ah, c'è uno strano libro rosso peraltro. Ci sono un sacco di libri su questa libreria. Ce n'è uno rosso che sembra risaltare rispetto agli altri. Beh, non mi consumo una mela, quindi tira il libro. Oh! Ho trovato una carta Monstermon, il libro proibito. Ah, che peccato, non si è aperto un passaggio segreto. Un po' mi dispiace. Tuttavia, dice, c'è una carta Monstermon. Ok, non... Vabbè, ricordiamoci anche che dobbiamo aprire sta cocchio di porta. La preside non arriverà subito. Perfetto. Questa porta sembra condurre all'esterno. È chiusa, ma la posso sbloccare. Olè. Ora basta che vado sul computer. Questo è il computer della preside. Non riesco a leggere, quindi non c'è molto che io possa fare. Inseriamo il floppy. Ah, e come per magia, il foglio è stato stampato. Perfetto. Ok, prendi il documento. Oh, buonasera. Salve, preside. Come va? Tutto bene? Oh, santo cielo, che casino. Questi nuovi bambini mi fanno sentire la mancanza di quelli. Oh, quasi mi ero dimenticato che ti avevo lasciato qui. Mi dispiace così tanto. Cos'è che stava per dire? Cosa? Oh, no, no, niente. No, non ti preoccupare. Cercherò di non farlo. Perfetto, oh, mi dispiace ma purtroppo il nostro tempo è quasi finito, ok? Dovremmo riprovarci domani, va bene. Ti prego, ritorna a mangiare in sala mensa e cerca di non scivolare su nulla, là dentro è un casino. Ok, almeno Maronne, che casino avete combinato? Gente, siete tutti ridotti malissimo, avete cibo, lei è sconvolta. Lui dovrà pulire veramente un sacco. Buon uomo, difficile giornata, eh? Mi domando se non sia troppo tardi per licenziarmi. Probabilmente no. Cindy, ti hai partecipato anche tu. Io odio tantissimo questa scuola, mi fa tutto schifo. Guarda com'è la mia faccia. Guarda com'è ridotta la mia faccia. Sì, fai effettivamente molto schifo. Ah, incredibile. Bugs, questo è merito tuo, ci scommetto quello che vuoi. Ti prego, dimmi che sei riuscito a fare qualcosa. Sì, ho ottenuto il documento. Sì, finalmente. Ok, praticamente dobbiamo andare da Monty. Ah, era quei partner che ti avevo visto, scusa Ciccio, porta pazienza. Sì, Bugs, va bene, leggerò lo stupido documento per te, ok? Perché, più che altro perché questa cosa sembra abbastanza importante. Avrò finito per quando inizierà la ricreazione. La ricreazione? Ma io sono bloccato in saletta a studiare. Voglio sapere cosa dici in questo momento. Oh, avanti, Bugs, lo sai che non funziona così, ok? Sembra proprio che il tuo piccolo amico qui dovrà recuperare l'informazione per te. Ok, va bene, prendi questo walkie-talkie. Voglio sapere tutto quello che saprai anche tu, ok? Ho uno strano presentimento. Mi sa che abbiamo grattato solo la superficie di questa storia. Sì, e si va a ricreazione. Signora, sì... È sicura che non vuole che rimaniamo qua? No, ok, dobbiamo andare per forza a ricreazione. Oh mio Dio. Allora, Monty, raccontami tutte cose. Ah, oh, perfetto, sei arrivato. Ho finito di leggere quel documento che mi hai dato. È una cosa incredibile. Che cosa dice? Beh, Penny è una sorta di androide. È un androide, un robot. Ecco cos'era quella sostanza verde che abbiamo trovato, credo ancora nel primo episodio, quando l'abbiamo fatta volare giù dalle schiere. Sì, è una storia abbastanza folle. La tecnologia è qualcosa di assurdo. E com'è successo? Sembra che sia stata attaccata da un orso o qualcosa del genere. Una cosa abbastanza brutale, eh. Le hanno rimpiazzato un bel po' di cose. E
chi la sta controllando. Sembra che ci siano almeno 3 telecomandi che permettono di averne il pieno controllo. Uno ce l'hanno gli insegnanti e l'altro la preside. Ci sono inoltre i microfoni sparsi per tutta la scuola che rispondono a un semplice comando vocale. E quale sarebbe? Ti manderò nell'ufficio del preside. Oh, ok. Ok, e dov'è tutta la roba che ha confiscato? Beh, le planimetrie sembrano indicare che abbia un compartimento di immagazzinamento da qualche parte nel suo stomaco. Non so se ci sia un modo etico per riuscire a recuperarle. Ah, quindi è tutto dentro di lei? Hai qualche idea? Beh, se dovessi smontare un robot, probabilmente proverei a magnetizzarla. Stavo per dire che c'è un magnete nella sala di scienze ed è la stessa cosa che mi ha fatto notare lui, ma lui dice che non posso usarlo. E perché no? Beh, perché oggi c'è una lezione a proposito delle piante. A meno che la pianificazione delle lezioni non cambi, non ti potrei avvicinare a quel coso. In qualche modo riuscirò a combinare. Cosa vuole col walkie-talkie? Ehi ragazzino, ho sentito tutto, ok? Incontrami al piano di sopra presso la classe di scienze. Passa attraverso l'ufficio della preside. Spaccheremo praticamente la testa di quella ragazza, ok? Va bene. Ma è viva tecnicamente o l'hanno tipo clonata con tutti i pezzi robot e tutte cose? Allora, in teoria, per raggiungere la suddetta stanza dobbiamo aprire questa porta e passare da qua. Credo che questa scaletta antincendio ci riporti parapapà nell'ufficio della preside. Yay! C'è qualcos'altro che posso palpeggiare? Ok, per adesso no. Era lì l'ufficio della preside. No, tesoro, questa non è la stanza dove studiate in punizione. Oh, mi sono sbagliato. Potrebbe mostrarmi la stanza giusta? Ma certo, vieni da questa parte. Com'è possibile che non mi abbiate visto che sono in fondo al corridoio? Ma vabbè, dettagli. Ciccio, purtroppo non è andata così bene. Adesso sta di guardia davanti alla sala delle punizioni, quindi non puoi scendere di sotto. E cosa dovrei fare, praticamente? Beh, il piano non è cambiato. Sono sicuro che ci sia un modo per entrare nella classe di scienze. Devi solo entrare là dentro e cambiare la pianificazione della lezione sui magneti, va bene? Va bene. Una volta che hai fatto tutto questo, vedi ritornare là fuori e aspetta la campanella così puoi pagare la tassa d'entrata al laboratorio, va bene? Ho bisogno che tu inizi direttamente dalla classe di scienze. Va bene, ho capito, so come funziona. Allora, se non possiamo entrare direttamente, dobbiamo trovare un'entrata alternativa. In effetti avevo notato che c'era una grata tempo fa. Sembra proprio che questa grata possa essere svitata. Mi condurrà direttamente nella sala di scienze. Ah, perfetto. Per fortuna che abbiamo la cintura con gli attrezzi di Bob. Quindi ora posso entrare? Olle. Abbiamo ancora 2 mele, quindi vediamo di farcele bastare. Magnete, magnete delle mie brame. Fra pochi secondi farai dei danni veramente assurdi. Ok, quindi cambiamo la lezione sui magneti. Poi c'è robotica, scienze. Wow, wow, wow. Aspetta che non faccio boiate. Magneti, ottimo. Non penso che ci sia null'altro per noi qua dentro, quindi ritorniamo rapidamente là fuori. Mi piace che il bidello si sta facendo i cavolacci suoi e non si è posto quesiti. Per fortuna abbiamo ancora i 5 dollari, non abbiamo speso neanche un dollaro quest'oggi. E pertanto possiamo tranquillamente pagare la quota d'entrata nell'aula, quella di 3 dollari. Signori, siete ancora ricoperti di cibo, ma non vi siete dati neanche una lavata. Ok, mangiamo l'ultima mela, ottimo, paghiamo i 3 dollari. Oh mio Dio, stiamo per porre nuovamente fine alla sua vita. Benvenuti nella classe di scienze. L'acquisizione di quest'oggi sarà a proposito dei magneti. Oh, che strano, pensavo si parlasse delle piante. Ad ogni modo, i magneti hanno un sacco di usi nella scienza. Come ad esempio, rimuovere i proiettili. Oh mio Dio, come rimuovere i proiettili? Non penso si usino per quello? Ad ogni modo, per rimuovere i proiettili dagli armadi, vi dicendo. Oppure per attirare un velivolo direttamente giù dal cielo. Sì, guardi, evitiamo, non siamo su Lost, se non le dispiace. Ora osservate il potere dei magneti. Che strano, il magnete sembra non funzionare quest'oggi. Oh mio Dio, qualcuno ha sabotato il mio magnete. Manca uno degli ingranaggi. Beh, non lascerò che qualche maledetto ragazzino rovini una buona lezione di scienze. Bambini, è tempo di andare di fare una caccia al tesoro. Chiunque riesca a trovare l'ingranaggio si meriterà un premio o qualcosa. Quindi iniziate a cercare. Ehi, scusa, ti posso parlare per un secondo? Sì, cosa succede? Oh, penso di essere io quella che ha preso l'ingranaggio. Tu pensi? È un ricordo abbastanza confuso. Sai, sono di nuovo svenuta per una frazione di secondo. Penso di averlo messo nell'armadietto blu, ma non conosco la combinazione. Ah, ok, tranquilla, lo recupero io. C'è qualcosa di differente da quando ci siamo incontrati, ok? Beh, spero che tu riesca a trovarlo. Sì, sarà peggio per te. Beh, sembra proprio che dobbiamo entrare in quell'armadietto, ok?
Andrò a parlare direttamente con quella tizia, Carla. Sembra che sia molto brava ad aprire gli armadietti. Va bene, pensaci tu. Incontriamoci in cima alle scale presso gli armadietti. Ok, in teoria quindi posso uscire senza problemi. Ehi, guarda che ti vedo laggiù. Non si può uscire dalla stanza mentre stiamo facendo scienze. Ma io sto andando a cercare l'ingranaggio. Oh, un'ottima idea. Si potrebbe trovare nel corridoio. Eccoti un permesso per stare in corridoio, ok? Ma non puoi andare al piano di sotto, va bene? Va bene. Perfetto, eccoli che sono arrivati nel frattempo. Ecco, sì, è questo qua, quello blu. Ehi ragazzi, fermi, fatemi dare dei pass, va bene? Devo fare il mio lavoro in fin dei conti. Ascolta, lei ha il permesso per il bagno e io ho il permesso per il corridoio. Inoltre un accendino per sé, siamo a posto? Oh, sì, credo che sia tutto a posto. Oh, santo cielo, doveva essere proprio questo. Questo è l'armadietto di Penny. Siamo tutti morti se ci facciamo scovare in questo momento. Senti, Cicca, vedi di non preoccuparti, ok? Semplicemente vedi di scacchinare la serratura, quindi così ce ne possiamo andare via di qua. No, Ciccio, senti, lasciamo stare, ok? Mi devi pagare molto di più se vuoi che entrare in questo armadietto. Che coglia vuoi? C'è un modulo laser speciale che lei utilizza quando frigge i ragazzini. E io lo voglio, hai capito? Sì, va bene, apri quello stupido armadietto. Oh, per te è facile, santo cielo. Entra di nuovo in quella classe e fai in modo che non esca. Se ha un blackout in questo momento avremo un gravissimo problema. Oh, ok, aspetta, tu sai a proposito dei suoi blackout? Sì, beh, lo sappiamo tutti, ok? Semplicemente scegliamo di non parlarne perché vogliamo tutti vivere. Ora, entra là dentro e impediscile di uscire. Quanto ci vorrà? Ci dovrebbe volere giusto un momento, ok? Assicurati solo che lei non esca a rovinare le nostre vite. Va bene, ci penso io. Ok, ritorniamo in aula. Come facciamo a farla andare in ansia? Aspetta, non aveva lasciato una bambola da queste parti? Prendiamo la bambola. Oh, è svarionata di colpo. Ehi, c'è qualcosa che non va. Ok, c'è qualcuno che sta cercando di entrare nel mio armadietto. Ma sì, stiamo recuperando l'ingranaggio, ti ricordi? Cosa? Ma non potete controllare nel mio armadietto? Io ho bisogno di proteggermi e voglio dire proteggere la mia roba. Ascolta, perché non giochi con la tua bambola? La mia bambola? Sì, la mia bambola. Quando le cose andavano meglio, quando era tutto più semplice, andrò a giocare con la mia bambola. Sì, brava, ottima idea. Ok, quindi c'ho un modulo laser installato. Oh, buono sapersi. Ok, ritorniamo di nuovo all'esterno. Ragazzi, vi prego ditemi che avete fatto. Eccolo, prendi questo stupido ingranaggio, ciccione. Ehi, sei fortunata che sei una ragazza o ti avevi spinto giù dalle scale per un commento del genere. Sì, ricordati solo che c'è un accordo tra di noi. Sportami quel modulo laser, va bene? Sì, avrai quello che ci meriti, va bene? Ecco l'ingranaggio, ragazzino. Ora torna là dentro e vediamo di friggere quella ciccia. Ok, spero che funzioni. Sì, anche perché mi resta una mela. Perfetto, prova a essere. Ho trovato l'ingranaggio. Oh beh, non parlarmi a meno che tu non abbia l'ingranaggio. Ma io ce l'ho l'ingranaggio. Ce l'hai? Oh, è una notizia meravigliosa. Ok, bambini, vedete di riunirvi nuovamente e osservate il potere dei magneti. Oh, tu starai molto bene, vero? Dottor Danner, non mi sento molto bene. Io, oh mio Dio. Gli si è staccata la maledettissima testa. Oh no, sono così tanto licenziato. Hai fatto fuori la figlia del preside. Vi vedo tutti molto tranquilli e normali. Abbiamo peraltro ottenuto il suo vestito. Ah, lei pensa genio. Taci, Ozzy, che sei morto lo scorso episodio. Stai zitto, Ozzy, non piace a nessuno. Bene, bambini, sembra che questo sia il mio ultimo giorno qui. Quindi rimanete all'interno della scuola, non drogatevi, a meno che non ve l'abbia data io. Perfetto, arrivederci. Signor professore, come fa a aprire il tetto? Ah, lo sfonda direttamente, fotte sega. Da dove avesse tirato fuori i razzi non ci è dato sapere. Sai, cacchiello, quello ha funzionato in maniera più violenta di quanto mi sarei mai immaginato. Ah, sì, penso che tu abbia ragione. Ok, ho recuperato la roba, perfetto, vediamo di andarsene di qua. Sono proprio dietro di te. Signori, abbiamo completato un'altra quest e ucciso un'altra povera innocente ragazzina, anche se tecnicamente era un android, robot e tutte cose, quindi non mi sento in colpa più di tanto. Nuggets, vengo a riattaccarti il braccino, stai tranquillo. E una volta tanto non è stato... non mi ha ancora ammazzato in questa serie, mi pare, no? Ancora non riesco a crederci che ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ucciso un android e abbiamo recuperato il mio coltello. È stata una buona giornata. Sì, a parte per l'android, ma vabbè, dettagli. Ed ecco qua quel coso laser che voleva Carla. Senti, daglielo tu per me, ok? Mi fa una certa paura quella ragazza. Bene. E per commemorare la fine di quella spiona, che peraltro era anche un robot, eccoti una caccia Monstermon, che praticamente è solamente un grande occhio. Ah, ok, sì, vabbè. Ok, ti ringrazio. Va bene, Ciccio, ci vediamo domani. Yay! Quindi abbiamo il modulo laser. Sì. Oh mio Dio, potremmo utilizzarlo per fare del male al prossimo? Ah, è altamente probabile. Abbiamo due vestiti da donna e altre tre carte Monstermon.
Ok, signori, stiamo procedendo da Dio. Fatemi vedere, abbiamo recuperato 4 degli 8 oggetti. La mia collezione è un po' migliorata, ma siamo ancora ben distanti dalla fine. Ma ciancio alle bande! Mappa della missione, scelgo te. Non ti sei caricata. Mappa della missione, scelgo te. Grazie, Allora, se riesci a schivare una... Aspetta, non cotoletta, lon, è una... Crocchetta! Sì, bambini, nugget vuol dire crocchetta, ok? Dopo che te lo scrivono 800 volte nei commenti, te lo ricordi ogni volta. Allora, abbiamo bisogno praticamente di parlare con l'inserviente per iniziare la missione. Quindi ci servirà sicuramente la sua cintura con gli attrezzi. Non penso il laser, perché vedete che le missioni sono collegate. E ci servirà anche... Ah, la spilla! È vero, nei commenti mi avete detto che le freccine ci indicano di quali oggetti abbiamo bisogno. Ah, tutte molto interessante. Quindi recuperiamo la spilla prestigiosa dei bambini ricchi e anche... la cintura di Bob. Yay! Iniziamo un'altra meravigliosa giornata all'asilo. Ok, questa parte la conosciamo molto bene. Nugget è imprigionato, pertanto dobbiamo aiutarlo in qualche modo. E possiamo parlare con l'inserviente, quello bravo. E grazie alla cintura, con gli attrezzi, lui può tranquillamente liberarlo. Così, in teoria, quest'oggi Nugget non perderà un braccino. Vi ricordate, se l'è mangiato, penso, per riuscire a passare attraverso la grata. Perfetto, Nugget! Oh mio Dio. Questo sarà un episodio ad altro contenuto di crocchette, mamma mia. Nugget, siamo di nuovo assieme, io e te, da quanto tempo? Ehi, Nugget è stato salvato. L'inserviente molto gentile è venuto e ha tirato fuori il povero Nugget. Sì, dovresti ringraziare anche me, tipo. Oh, Nugget non capisce. Nugget, forse ti dovrebbe ringraziare anche a te. Sì, gliel'ho detto io di liberarti. Oh, Nugget non ci crede. Nugget non si fida che tu sia il suo amico. Ma io voglio essere tuo amico. E qual è la tua offerta? La mia offerta? Io ho l'amicizia. Vediamo se funziona come al solito. Oh, Nugget non ha bisogno della tua amicizia. Nugget ha degli amici adesso. E chi sarebbero i tuoi amici? L'amico di Nugget, Billy, è stato salvato proprio ieri. L'amico di Nugget è ritornato. Sì, l'ho salvato io, lo so. E di grazia a lui, dov'è che sarebbe? Nugget lo sa, ma Nugget non vuole dirlo, ok? Sono gli amici di Nugget possono sapere dove gli altri amici di Nugget sono. Sì, sembra una cosa stupida, ma vabbè, dettagli. Oh, Nugget non pensa che sia stupida. A Nugget ad ogni modo non interessa quello che pensi tu. Ti posso dare un fiore? Oh, a Nugget piacciono i fiori. Mostra a Nugget il fiore. Ma io non ho fiori, purtroppo. Ok, dobbiamo portarlo con noi per capire dove sia il fiore. Va bene. Mi fa inquietudine Nugget. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Nei commenti mi avete detto che quando iniziavo la missione di Nugget avrei dovuto recuperare un accendino. Per fortuna che me l'avete detto. Vabbè, me lo avrei scoperto più tardi. Quindi vediamo di comprare il suddetto accendino per la modica cifra di $1.50. Oh, santo cielo, tuttavia abbiamo la bastardona che potrebbe sgamarci. Che faccio? Parliamo con Carla? Vediamo un po' se riesco a chiederle di portare all'interno il suddetto accendino. Aha, in effetti sì, mi chiede solamente $1. Ehi, consideralo fatto, ok? Si troverà all'interno dell'armadietto blu al piano superiore. Ah, ma sempre in quell'armadietto blu. Monty nel frattempo sta entrando. E io come faccio a entrare? Possiamo passare dalla porta principale, ma il fiore si trova sul retro? Aspetta, Nugget qualche episodio fa mi aveva detto che le altre persone pensano che lui sia portatore di handicap. Ehi, salve ancora, grande e grosso amico di Nugget. Oh, ciao amico, sono contento che tu non sia bloccato dietro quella grata ancora una volta, sai? Oh, perfetto. Sì, le due ci sono simili, vabbè, non importa. A Nugget piace un sacco la libertà. E anche le crocchette. Ascolta, inserviente grande, magari potresti far passare Nugget? Nugget ha bisogno di un fiore. Oh, certo, ma... cosa mi dici del tuo amico lì? Lui non è portatore di handicap. Ma non lo è neanche Nugget. Oh, sai cosa? Smetterò semplicemente di scavare questa buca. Vai tranquillo, ok? E vedi di non cadere nuovamente in nessun altro di quei buchi. Oh, Nugget non vuole ripetere l'incidente di prima. Nugget starà bene. Sì, certo. Nugget, sei strainquietante. Ciao, Monty. Nugget, ecco qua il fiore, va bene. È un fiore blu. Se prendo il fiore, però, che succede? Perché l'ultima mela potrebbe essere un bel problemone. Vabbè, prendiamo il fiore. Oh, questo fiore è molto bello, eh. Come ha fatto Nugget a non vederlo? Guarda, non so cosa dirti. Nugget accetta la tua offerta, ok?
Nugget ti darà una possibilità di diventare suo amico. Ok, cosa devo fare stavolta? Normalmente Nugget ti chiederebbe di trovare le 5 crocchette dell'amicizia. Sì, stavo per dire cotoletta per un secondo, ok? Ma non sono ancora state nascoste in questa scuola per ora, ok? Quindi qual è l'alternativa? Beh, forse Nugget avrebbe bisogno di un po' di aiuto a costruire la nuova caverna di Nugget. L'ultima volta che Nugget ci ha provato, beh, non è andato molto bene. E di cosa hai bisogno, Nugget? Oh, Nugget te lo dirà, ok? Ora segui Nugget verso l'uscita alla caverna fallita di Nugget. Matò. Vabbè, non è questa? Wow, 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 wow! Ehi, ehi, hai sentito la campana? Non dovresti trovarti qui, ok? Solo quelli che con differenze possono usare la rampa dei bambini disabili. Intendi forse Nugget? Non proprio, ma lui è un caso speciale. Perché non torni in classe, ok? Non vorrei che tu facessi tardi il tuo primo giorno. Oh, oh. Questo ha invalidato la missione? Spero proprio di no. Ok, vediamo di andare in classe per adesso. No, Nugget è qua dentro. Ok, la maestra ovviamente ha il classico mal di testa. E questa è la prima volta che Nugget non sta lasciando una scia di sangue sul pavimento. Vediamo Nugget se va a prendere un gioco. Ah sì, lui c'è il fidget spinner, vero? Mi ero completamente dimenticato. Allora, Nuggetino, che mi racconti di bello? Ehi, a Nugget piace il fidget spinner. Sì, sì, è tutto bello, Nugget. Non mi stai parlando? Nugget, non mi stai parlando, porco cane? Ho capito dov'era il mio errore, porco cane. Ok, devo ricominciare la giornata. Praticamente quando suona la campanella non devo essere nella zona dedicata ai bambini disabili. Ah, che rottura di scatole. Ma devo trovarmi direttamente qua. Va bene, 190esima volta. Ok, tentativo numero 2. Per fortuna che ho dovuto ricominciare dopo che eravamo all'inizio praticamente, quindi non ci sono troppi problemi. Sì, abbiamo ancora 2 mele, perfetto. E siamo tranquillamente di nuovo qua. Allora, Nugget, dimmi tutte cose. La prima cosa di cui Nugget ha bisogno per il suo piano è un accendino, ok? Nugget ha bisogno che un accendino sia portato nella scuola. Dici Nugget un sacco di volte. Oh, sei un bravo osservatore, ok? Per caso, il potenziale amico di Nugget ha anche notato che l'erba è verde e il cielo è blu? Stai cercando di essere sarcastico, Nugget? Oh, Nugget è solamente Nugget. Sì, sì, certo che lo sai, pezzo di erba. Ok, vedete che non c'era bisogno di dirmi dell'accendino? Ok, ciccia, sì, 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 ho bisogno di nuovo di quell'accendino, maronneo. Allora, per sicurezza, riparliamo con Nugget. Non vorrei che mi invalidasse di nuovo la missione. Sì, ho l'accendino, perfetto. Oh, molto, molto bene, ok. Nugget avrà bisogno del fuoco, ma... Nugget sa anche che il fuoco non è consentito nella scuola, ok? Il potenziale amico di Nugget deve riuscire a far entrare l'accendino di nascosto passando attraverso Penny. E perché... Oh, la cattiva Penny sa cose. La cattiva Penny ha visto cose. Nugget non vuole farla arrabbiare, ok? E come faccio a farlo entrare nella scuola? Qualcuno, sì, lo so. Carla, scusa, tentativo numero 826. Ok, questo ci utilizzerà l'ultima mela? A posto. Quindi dobbiamo entrare e raggiungere l'armadietto blu. Perfetto. Il problema più che altro è che siamo bloccati in classe. Vediamo un po' cosa ci dice di bello. Nugget! Ehi, l'amico potenziale di Nugget è ritornato. Il fuoco si trova all'interno della scuola, quindi... Sì, sì, ho combinato tutto io. Eccellente, ok? Il potenziale amico di Nugget ora è pronto ad aiutare Nugget a trovare una pala. E dove... Pensi che io possa trovare una pala? Beh, l'inserviente nasconde un sacco di cose sottoterra. Forse lui sa dove trovarne una. E come faccio ad arrivare da lui? Nessun problema, Nugget rimuoverà il problema dell'insegnante molto presto, ok? E poi potremo andare a vedere l'inserviente in bagno insieme. Ok, penso non ci siano problemi. Nugget, non fare follie. Salve, maestra. Oh no, che cosa vuoi, Nugget? Non è quello che Nugget vuole, ma è quello che l'insegnante vuole. Ok, senti, di cosa stai parlando, strambo? Devo capire cosa vuoi. Beh, Nugget sa dove sono le pillole della pace della preside. Tu hai delle pillole? Ma certamente, sono cadute a Nugget quando la caverna fallita di Nugget è collassata. Le pillole si trovano vicino alla rampa dei bambini handic... La rampa dei bambini handicappati, sì, ok, ho capito, ok. Venite dalla mamma, miei piccoli salvatori della sanità. Maronne, ho la tossicodipendenza quella brutta brutta, eh. Nugget è anche troppo intelligente, mi fa paura quanto sia furbo. Nonostante, prima o poi mi scopriremo cose, che è poco ma sicuro. Ok, amico potenziale di Nugget, mostrami la via, perfetto. Nugget ti seguirà. Vabbè, ma hai veramente delle pillole? No, Nugget ha mentito, Nugget non ne ha più. Ok, andiamo. Quelle pillole ti facevano smettere di dire Nugget, ma vabbè, dettagli.
Ok, via. Oh, porco cane, non mi aspettavo di trovare la maestra. Ma signora, siete cascanti, mi scusi. Apri questa porta immediatamente, quelle pillole sono là fuori, non hai capito? No, no, veramente non molto, ma voglio dire, è un insegnante, quindi devo fare quello che dice lei. Oh, perfetto, ok, ora vieni là fuori e dammi una mano. Sì, ma devo controllare i corridoio. Ora! Va bene, arrivo. Chiuderò semplicemente la porta dietro di me, così nessun altro potrà uscire. Ok, tanto non ce ne frega più di tanto. Allora, dobbiamo quindi entrare nel bagno dei maschietti, dove c'è sempre l'inserviente che non sta a fa nulla. Ma inserviente, c'è tutto lo sporco e lo schifo. Ok, speriamo che non ci ammazzi per nessun motivo apparente. Mi piace che Nugget c'è ancora il fidget spinner. Ah, stupida serratura, non riesco più a entrare nell'armadietto delle armi. Cioè, intende forse l'armadietto dell'inserviente. È la stessa cosa. Vai di sopra e vai a dire al vecchio Bobo di venire qua ad aprirmelo. Magari se se ne occupasse Nugget, per caso l'inserviente spaventoso potrebbe dare a Nugget una pala. Ma certamente, non si trova all'interno del mio stupido armadietto, quindi puoi prendere quello che ti pare, ok? Ora vammi a prendere quella chiave, dirò a Bob che state arrivando, va bene, ok. Ora smettetela di perdere tempo, prendetemi quella chiave. Oh, va bene, un attimo. L'ultima volta per recuperare quella chiave abbiamo tirato porchi, c'era il tizio qua che è morto male, no, eccoli. Hai capito quel piccolo ipocrita? Non riesce nemmeno a tenere sotto controllo i ragazzi al suo piano. Avanti ragazzi, vedete di ritornare in classe. Ma dobbiamo parlare con Bob. Scusa Ciccio, le regole sono regole. E a meno che ovviamente non ci sia qualcosa per me. Tipo cosa? Beh, quella piccola bastarda di Penny si è presa il mio accendino. Non è che per caso ne hai uno? Oh, Nugget, tu sapevi che sarebbe andata così? Io ve l'ho detto, Nugget è un genio molto probabilmente. Beh, ce n'è uno in quell'armadietto. Vabbè, davvero? Oh, ma guarda un po'. Bravo Ciccio, sono contento. Vai a fare quello che ti pare e piace. Sì, perfetto. Andiamo nel bagno delle ragazzine. Signor Bob. Oh, ciao. Voi siete i ragazzi che devono portare la chiave per l'armadietto all'altro inserviente. Sì, siamo noi. Ed eccola qua. Datevi una mossa e riportatela dritta dritta da lui. Ho sentito che può essere un attimino impaziente. Sì, ce ne siamo accorti anche noi. Impaziente è un eufemismo? È probabilmente uno di quelli che ha ammazzato più persone. Credo che la maggior parte delle morti sia stata per colpo dell'inserviente in passato. La prego, non ci ammazzi, le abbiamo portato le chiavi. So che ci ho messo un po' di tempo. Dov'è la mia chiave? Eccola qui, perfetto, bravo. Ottimo lavoro ragazzi. E ovviamente anch'io rispetterò la mia parte dell'accordo, ok? Cos'è che volevate? Una pala. Ecco qua ragazzini, ora se mi scusate devo armarmi per la guerra. Sì, sì, si diverta. È ancora fissato col far fuori, Bob. La campanella è suonata, ok? Dai a Nugget la pala. Nugget e il suo amico devono ritornare in classe prima che la maestra noti che ce ne siamo andati. Va bene, oh mio Dio, tornerà qua arrabbiata con la vita. La maestra non è tornata, Mi sa che la maestra vuole davvero tanto tanto le pillole di Nugget. Quindi se la maestra non è tornata, cosa facciamo? Pensa che dovremmo andare a pranzo. È lì che dovremmo essere in questo momento. Oh, Nugget è d'accordo, ok? Nugget deve portare a termine degli affari con la strana signora del pranzo. Ah, ok, va bene. La cuoca praticamente. Salve, strana cuoca. Oh, ciao, strano bambino. Nugget vorrebbe avere 100 crocchette, per favore. Ma oggi non è il giorno di crocchette. Ah, ogni giorno è il giorno delle crocchette. No, no, bambino. Oggi è il giorno degli hamburger, puoi avere un hamburger. Ma il nome di Nugget non è burger, è Nugget. Nugget inoltre... Oh, vede un'intera scatola di crocchette sullo scaffale proprio dietro di lei. Oh beh, puoi avere un hamburger o puoi morire di fame. Fai la tua scelta, strano bambino. Nugget allora... Nugget ha avuto un'idea. Nugget prenderà un hamburger. Ok, strano. Nugget manda i suoi ringraziamenti alla signora del pranzo, alla cuoca. Lui ha in mente cose. Ribadisco che diventare amico di tutta sta gente stramba ti richiede di quei sacrifici veramente assurdi. Io non mi ricordo che l'asilo fosse così traumatico. Nugget, sì, ci hai trovato da mangiare cose buone. Ah, l'amico di Nugget è qua. Nugget ha bisogno di aiuto per recuperare le crocchette per la nuova caverna di Nugget. Ah, e come posso aiutarti? C'è una scatola di crocchette dietro il bancone della signora del pranzo della cuoca. Deve essere rimossa. Ah, lei la signora? E come pensi di fare? Nugget ha notato che ci sono solo due hamburger schifosi rimasti. Una volta che gli hamburger saranno tutti spariti, la signora del pranzo e la cuoca dovrà andarsene per farne degli altri. Poi l'amico di Nugget potrà rubare la scatola delle crocchette. E quindi fammi capire bene, devo solo comprare quegli hamburger? Sì, lo può fare sia l'amico di Nuggets oppure anche gli altri compagni di Nugget. Nugget non è esigente. Va bene, ok. Il problema è che mi resta un dollaro
Vabbè, vediamo di spenderlo. Casomai possiamo ricominciare in caso di necessità. Scusi, signora, mi dà un hamburger schifoso. Eccoti qua, ragazzo, un hamburger, goditelo. Quindi non ne posso comprare un altro, tipo i dollari ce li ho. Ah, no, dobbiamo tenerlo per gli altri, bastarda. Non vuole che muoiano di fame. Beh, se mi hanno fatto recuperare la spillina, vuol dire che devo andare a parlare con il nostro amico ricco. Faccene via, vagabondo, stiamo parlando di affari. Non potresti capire. Tu dovresti comprare un hamburger. Non mi interessa comprare un hamburger. Mi procuro il cibo da solo. Perché diavolo dovrei comprare un hamburger? Beh, io sono un amico della compagnia. Oh, mi scuso tantissimo. Non pensavo che tu fossi un amico della famiglia. Quindi hai bisogno che io compri un hamburger? Sì, esattamente. Molto bene, allora. Hai sentito, Teddy? Un hamburger, per favore. Sì, Felix, me ne occupo direttamente. Salve, signora Margaret. Oh, ciao, ragazzino. Pieno zeppo di denaro, ma con poca fiducia in se stesso. Un hamburger, per favore. Beh, costerà un dollaro. Ecco, prenditi pure l'hamburger. Perfetto. Tanto siete pieni zeppi di denaro, voi altri. Ecco qua, un hamburger, esattamente come hai chiesto. Oh, ti ringrazio, Teddy. Ok, questo dovrebbe essere tutto. Perfetto, l'inserviente si è allontanato. Oh, santo cielo, i bambini sono molto affamati quest'oggi. È meglio che vado a preparare altri hamburger. Ok, il piano di nugget funziona per davvero. Ammetto, quel tizio mi mette troppa inquietudine. Perfetto, andiamo a recuperare. No, buongiorno, buon salve. Quella scatola, l'avevo già vista negli scorsi episodi, ma mi ero detto di non toccarla in caso di necessità. Perfetto, c'è una scatola piena zeppa di crocchette. Nugget la vuole per la sua caverna, ma per qualche strana ragione. Ah, perché dobbiamo buttare dentro le crocchette in modo tale da non spalmarci di sotto. Oh, maronne, il dottor Danner è partito di colpo, mi sono cagato in mano. Perfetto, ritorniamo dal nostro amico Nugget, se non mi blocco in giro. Ciccio, crocchette con consegna a domicilio, sono il tuo delivery praticamente. Oh, l'amico di Nugget ha preso le crocchette di cui Nugget avrebbe bisogno per la caverna di Nugget. 1, 2, 3, 4 Nugget in una frase un po' troppo lunga. Sì, eccole qua. Meraviglioso, Nugget è molto contento. La nuova caverna di Nugget sarà... Ah! Che cosa succede, Ciccio? Le crocchette di Nugget sono fredde! No, 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 le crocchette di Nugget non possono essere fredde. Le crocchette di Nugget devono essere almeno un pochettino calde. Beh, le possiamo tipo... No! Nugget, Nugget, no, non prendere la testa alla parete. Nugget, Nugget, datti una calmata, Ciccio. Crocchette, fredde, crocchette, fredde. Nugget, va tutto bene. Fredde, fredde come il piccolo cuore morto di Nugget. Nugget. Crocchette, fredde. Nugget, non riesci a pensare a qualcosa di peggio? Crocchette, fredde. Nugget, cosa? Ma datti una calmata, troviamo un forno a microonde. Un forno a micro... Oh, ma certo, Nugget non ci aveva pensato. Prendi le crocchette fredde e vedi di riportarmele calde. Nugget sarà sempre qui a far cosa? Ma che domande? A sbattere la testa contro il muro. Ok, c'era un forno... Sì, ma Nugget, ci muori? Vabbè, che è molto resistente. È rimasto un intero giorno con un braccio che perdeva sangue, non dico altro. Vabbè, nel braccio non c'era. Dicevo, c'era un forno a microonde nella saletta degli insegnanti. Ok, mi richiede una mela, dovremmo avere abbastanza tempo. Sperando che non esploda il forno a microonde. A posto. E mi ha ridato le crocchette calde. Tutto è bene, quel che finisce bene. Tranne che per Nugget che si sta aprendo il cranio in due. Ciccio? Ciccio, datti una regolata. Buona signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. A quanto pare non servite le crocchette fredde o la gente va fuori di testa. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti non vi faccio entrare nella caverna di Nugget. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!